questo video manca di qualcosa. A questo video mancano fottutamente almeno ventina di tipi di patata, 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 patata. Bella raga, qua è Nex e bentornati sul canale. Oggi siamo ragazzi, bentornati su Clash Royale. Oggi ragazzi, mamma mia, siamo qua con un nuovo video ragazzi, madonna. Allora, partiamo subito col dire, ragazzi, è successo un'altra volta, raga. Nel giro di una settimana e mezzo ho trovato roba come tipo 3 leggendarie. Insomma, più o meno una settimana fa vi caricavo il video dove trovavo la leggendaria, ovvero il minatore, dentro al baule della corona. Praticamente 3 giorni fa, 4 giorni fa abbiamo aperto finalmente il mio baule leggendario, quello che trovai in battaglia tempo che fu. E ragazzi, è successo anche ieri sera. Ieri sera ragazzi, apro il baule omaggio e ragazzi, è saltata fuori un'altra fottuta leggendaria. L'11ª leggendaria è saltata fuori dal baule omaggio. Sono riuscito a registrare più o meno mentre stavo aprendo il forziere, anche se palesemente ragazzi è successo un casino, ma comunque sono riuscito a registrare più o meno il momento in cui la trovavo. E adesso ragazzi ve lo farò partire, ma non prima di avervi fatto ascoltare un sonoro Disney. Ma ragazzi, prima di partire con la clip dove trovo appunto la leggendaria, like challenge. Quest'oggi per mettere mi piace ragazzi servirà la challenge. Quest'oggi sarà più semplice del solito perché ragazzi siamo in festa, abbiamo trovato la leggendaria e non voglio farvi bestemmiare i sarti e tutti gli altri artigiani per riuscire a lasciare mi piace. Quindi ragazzi, quest'oggi per lasciare mi piace sarà abbastanza semplice. Voi dovrete guardarvi le dita e lasciare mi piace ragazzi semplicemente col dito più brutto meno uno, ovvero se il più brutto è l'indice lo lasciate col pollice, se il più brutto è il dito medio lo lasciate con l'indice e così via ragazzi. Una cosa un pochino da... E ragazzi, per confermare la like challenge di quest'oggi dovrete commentarmi sotto appunto nei commenti con l'hashtag tartarunta, che sono quelle tartarughe zozze che non si lavano, che quando girano trascinano il sugo come le lumache. Ma detto questo ragazzi, diamo il via alla clip e dopodiché guardiamo assieme appunto la leggendaria, perché ragazzi io quest'oggi ci scanneremo, faremo 2 begli attacchi con la nuova leggendaria trovata. Anzi, non vi dico neanche se è nuovo o vecchio, ragazzi, vi faccio partire subito con la clip. Raga, adesso io non so come si veda questo video, non so se si vede bene o male. Ragazzi, sono davanti a un baule omaggio, come vedete. Ciò, adesso non so se si vede bene o male. Comunque, ragazzi, ho già trovato un'epica e mi manca un'ultima carta. Ragazzi, sta a vedere che trovo l'11ª leggendaria, se la luce non fa la stronza, dentro il baule omaggio. Lo facciamo in live. Ragazzi, altra fottutissima leggendaria nel baule omaggio. Ma questa volta, ragazzi, la condivido con voi. Quest'oggi accenditi lurido merda. Perdonatemi un attimo. Adesso ragazzi mi si è scurito lo schermo, ma penso si veda meglio così che è una veleno. Si vede, va, si vede anche la mia faccia di contorno. Ma ragazzi, si è bloccato lo schermo. Cioè, io faccio i fail assurdi anche mentre registro. Non è normale, ma comunque. Ecco raga, è ancora qua. Ma lo volevo in live. Ragazzi, me l'ha già aperta. Sono quelle cose che normalmente mi farebbero dire porca un'altra scintilla, ma non ci credo. Raga, vi giuro, sono 4. Stavo per registrarvela in live, ragazzi, non so se si vede. Comunque adesso le mie scintillacce, se non si... Tanto cazzo, faccio vedere ragazzi, tanto adesso farò il video, ma di... Mi fai schifo. Grazie. Ragazzi, 11ª leggendaria trovata. Un'altra fottutissima leggendaria nel baule omaggio. Si torna a scannarsi con la scibola. Surprise, motherfucker. Come potete vedere appunto abbiamo 4 scintille. Ragazzi, ho fottutamente trovato 4 volte la scintilla in questo gioco. Ragazzi, seguiamo subito le gambe a quelli che dicono no l'hai soppata, no l'hai... Come vedete le mie gemme e le mie monete sono rimaste praticamente invariate anche dall'ultimo chest opening, che se no abbiamo aumentato giusto 2-3 monete giusto per i bauli che ho trovato in questi giorni in partita. Ma ragazzi, detto questo, avendo trovato la scibola, avendo trovato un'altra bella scipollaccia quest'oggi, a parte ragazzi come dicevo prima, comunque 11ª leggendaria, se le contiamo bene, principessa, 2 volte il vecchio dell'Alpe, una anzi 2 volte l'uomo talpa, quindi siamo già a 5, il boscaiolaccio, il drago infernale e la bellezza di 4 scintille. Ragazzi,
11 leggendarie senza aver speso di tasca mia del mio portafoglio, ragazzi, un emerito centesimo. La sorte vuole farci trovare la scibola, la sorte vuole farci diventare kebabari, e quindi noi la imbracciamo nel deck e ragazzi andiamo a partire con 3 corone maledette. Dunque ragazzi, questo è il mazzo che utilizzeremo quest'oggi. Ho cercato di metterlo a posto, di modificarlo in modo che non sia troppo facile fare 3 corone, perché se vi ricordate degli scorsi episodi, ragazzi, mettendoci davanti uno zio Fester o anche con la Double Prince, ragazzi, abbiamo fatto fottutamente la malora. Quindi quest'oggi mettiamo solamente zio secco davanti e più che altro altre truppe devote allo scroto, ovvero facilmente abbattibili. Vediamo di fare un po' più di fatica, insomma, di venire un madonna santa, perché il video se tristello subito è più triste del matrimonio tra Maurizio Costanzo e la bilancia. Ma adesso ragazzi, carichi, partiamo subito a vedere, anzi fanno belli attacchi la scibola, i 3 anelli totalmente fritti quest'oggi, sono fritti al punto giusto, e noi quest'oggi dobbiamo friggere i nostri avversari. E ragazzi, e ragazzi, siamo dentro ai make ostati da un nome cinese di cui non so la pronuncia, dei make. E ragazzi, partiamo subito, immediatamente, a vedere chi sarà il nostro primo avversario. Se mi fai aspettare da un mulo io ti farò ingroppare. Ragazzi, non ci fa aspettare, appunto, il mulo fa paura, ma mai quanto arrivando dei Forgetoires, ragazzuoli. Lasciamo perdere, con tutto il clan, in modo veramente brutale, proprio in modo da sputo. Ma ragazzi, vabbè, c'è lo zio secco, ragazzi, abbiamo lo zio secco nel deck, quindi ragazzi lo spediamo subito in campo. Cerchiamo di rendere la cosa meno noiosa burlandoci appunto in campo col nostro zio secco, che ragazzi avanza impetuoso con le palle in mano. Ma noi lo accompagniamo anche con l'Evatartro, e giù anche con Gigione, giù con l'Ambergigio. E ragazzi, ragazzi, c'ho l'ercio. Ragazzi, non vedo più il boscaiolo, deve essere rientrato nella minchia. Ah, ma è ronco, è lì dietro, e addosso. Può picchiare il ragazzo zampone, picchialo, uccidilo, madonna, peccato, madonna, mandiamo giù la stregaccia che se no mi ripecca rompe le palle, ma ragazzi, ho visto uno zampone partire per aria come la poleta. Ragazzi, teniamo pronto lo zio secco, e attenzione, secco di dadi, ci ha rotto i dadi, raga, avanti con gli scheletracci, giù con le vattartelo, sicuramente butterà il tronco, no ragazzi, butta l'ercio, picchiatelo, uccidetelo, picchiatelo, che bello, è quasi morto l'ercio, picchia il vecchio, vai nella casa di riposo, che raga si è messo di fianco al fiume qua perché gli è volato dentro la dentiera. Ragazzi, ragazzi, ma che culo, scusate, ma Gigione, ragazzi, l'Ambergigio ha spinto, madonna, l'Ambergigio ha spinto il gigante scheletro, lo zio secco contro la torre, e ragazzi ha fatto in tempo a saltare per aria. Ma ragazzi, adesso però è il tempo della scibola, e quindi ragazzi gli anelli sono fritti e la scibola va in campo. Terrà pronta anche la fatina dei dentri, che andrà ad accompagnare la cipollaccia, insomma andremo a fare una cosa un pochino sciccosa. Ho detto sciccosa, mandiamoci i dati perché ti spolenta tutto. Avanti con lo zio secco, lei ti friggerà un po' il culo, ma stai tranquillo. Mandiamo giù la mega rapa, e rega, adesso l'attacco è nostro. Beh, oh, simpatico come le mutande sudate. Dove cipollaccia, e addosso, raga, la torre orbitata con lo zio secco, anche se questa c'è la trita, raga, vabbè, fa lo stesso, tanto l'Ambergigio va a fare del danno. Adesso tu mi hai offeso la scibola, e porca puttana, mandiamo giù la subito la stregaccia. Tu mi hai offeso la scibola e subirai la furia di zio secco. Ho far fuori col mini pecca, ragazzi, guardate come contrarre il mini, ho mai rotto le banane. Lo zio secco quest'oggi c'ha il marrone. Ma ragazzi, andiamo a fermare questo, ma quanto potrai mai essere devoto ai sandali verdi, che non c'entra niente, ragazzi. Speriamo che la mega rapa faccia su, ragazzi, quanto potrò... Oh, quanto mi fai venire l'ernia. Rega, facciamo fuori sto sbarbato. Mandiamo giù la vecchiaccia qua in fondo, che poi non è vecchia, solamente la fatina dei denti. E di nuovo con zio secco. Attenzione, zio secco non muore. Oh, ma adesso ragazzi, mandiamo giù l'oro di scheletracci qua dietro. Ma ragazzi, noi gli prendiamo la terza. Noi gli prendiamo fortemente la terza. Mandiamo giù il gigione che andrà a fermare questi. E ragazzo, mi sa che ti prendi del danno. Ragazzo, guarda che se pensi solo all'attacco qua, va a finire male, va a finire male. Ti ripeto, va a finire male. E ragazzi, non si difende, questo che bello, non si difende. Avanti con la fatina dei denti. E ragazzi, lui non si difende, raga, ma questo è folle. Ragazzi, giù con le vattartelo. E ma rega, la torre 500, anzi 446 di vita. Adesso aspettiamo solo che il vecchio venga avanti. Poi ragazzi, mando l'Ambergigi e facciamo il finimondo. Ragazzi, manderei subito volentieri zio Sico qua davanti, che andrà a placare i suoi attacchi. E detto questo, rega, ok, mandiamo l'Amberge qua dietro, ragazzi, l'Ambergi addosso, e raga anche i dadi, e addosso ancora, ragazzi, non stiamo neanche a difenderci. Vediamo chi va prima, ragazzi, vediamo chi va prima. Secondo me, è arrivato prima il Gigione. Mi dispiace per il tuo lercione che ha mostrato una così proboscidesca bestia panica alla principessa, ma quest'oggi è arrivato prima il boscaiolo come uno stupratore seriale. Siamo riusciti a fare comunque 3 corone, nonostante io abbia giocato come una saracca, raga, non potete dire
che ho fatto un gioco competitivo, perché gli ho lasciato praticamente distruggere il mondo. Mi dispiace solo che si è vista poco la cipollaccia, ragazzi, ma insomma il nostro kebab si vede che aveva gli anelli non ancora del tutto fritti. Ma la prossima, ragazzi, vi prometto che la prossima cerco di usare di più la scivola. Quella prossima, ragazzi, dobbiamo farla come dei master kebabari e soprattutto con tripla dose di cipolla. E abemus la grana! E avanti con le monete, ragazzi, guadagniamo soldi su soldi. A parte che gli jihadisti stanno risalendo quel lavoro brutto, peggio che i salmoni con la corrente. E quindi, ragazzi, noi armati della proverbiale saggezza di Amir, passiamo subito a vedere chi sarà il nostro prossimo avversario. Non me lo trovare Cincio di Cina. E ragazzi, no, non è cinese, ragazzi, siamo contro Tony 97 dei San Vito Royale. Quindi, ragazzi, forse questo è anche italiano. Ma ragazzi, abbiamo la zappa, abbiamo i dadi star, la scivolaccia e vabbè, abbiamo zio Seco. Quindi, ragazzi, o butti qualcosa o ti butto. Ok, ragazzi, mandiamo giù volentieri anche. No, ragazzi, facciamo una cosa. Zappiamo gli dadi. Arriva con i dadi dell'Actor. E quindi zappiamo questi, ragazzi, mandiamo giù la stregaccia. Addosso con la fatina dei denti. E fate voi questi stronzo mordone, ma basta. Raga, ma c'ha tutti la boletta. Ma che siete tutti vegetariani? Porca l'undeva schifosa. Oh, raga, ma anche il principe nero. Fatemi una cosa, ragazzi, mandiamo lo zio Seco qua. Guarda, sei affascinante. E beh, insomma, adesso i dadi star non è che li digerisca tanto, ma raga, comunque il principe nero orbitato. Quindi manderei volentieri gli spiriti dell'acci qua dietro. E ragazzi, aspettiamo che zio Seco faccia il suo lavoro. E no, rimanda giù il mini pecca, ma raga, ok, vabbè. È vero che me lo uccidi, brava principessa. Madonna la carogna, ti ho la scivolaccia, ragazzi, avanti con gli scheletracci. Cioè, praticamente, ragazzi, è successa una cosa un pochino scrotale, ma ragazzi, cioè, inutile dire che i leva tartaro sono il succo della questione. Come vedete, sono anche il succo, perché se li spremete viene fuori un qualcosa di rosa. Quanti lo hanno fatto? Eccone uno, eccone un altro. Ma mandiamo giù la stragaccia, ragazzi. E attenzione, cerchiamo di fare l'attacco come si deve. Quest'oggi la scivola deve fare del danno. Mandiamo il boschio laccio e basta la poletta. Ma stressati i coglioni. Ragazzi, ragazzi, mi dispiace, la cipolla ha colpito. Attenzione, cipollaccia a domicilio. Ragazzi, mamma mia, abbiamo anche utilizzato la furia di Lambergigi con la fatina dei denti, che è andata più cattiva che i barbascabbia dopo il mestruo. Mandiamo giù una megalapa e piglia questa carogna. Picchia la carogna, uccidete il carognozzo. E bravo. Ma adesso, ragazzi, adesso lo zio Seco va dietro la torre. E quando arriva con l'orda, ok, ragazzi, aspettiamo un attimo. Mandiamo giù gli spiriti dell'acci qua in fondo. E ragazzi, volendo zapparei anche. No, non zappiamo, ragazzi, non zappiamo, che tanto ce la facciamo. Mandiamo giù la stregaccia e anche la cipollaccia. La metto qua davanti, ragazzi, il cipollone, il kebab in capo, raga, quanto stressa questo. Mandiamo anche il boscaiolo e addosso con così. Bravo. Ma ragazzi, la cipolla ha fatto. Attenzione, mandiamo giù la mega rapa qua. Perfetto, raga, anche le rape sono morte. Dai, che diamo un altro colpo. No, 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 ma non i dadi. Non i dadi, ragazzi, mandiamo giù il levatartaro. Difendiamo la cipolla. Sì, così. Bravo. E addosso con... No. Ma ragazzi, ma perché? Perché mi rovina i giochi? Perché? No, dai, raga, non puoi. Ok, sì, la carogna. Ti prego, distruggi la torre. Sì, raga, facciamo una cosa. Avanti con la cipolla. E così gli possiamo prendere la terza. Ragazzi, godo male. E ragazzi, allora, zappiamo questi bambicciocci così, ragazzi, perfetto. Mandale giù levatartelo qua. E adesso la torre però è nostra. La torre però è nostra. Mandiamo un'altra cipollaccia. Oh, ma adesso però me la prendi. Adesso però la torre è tua. Dai, un colpo lo dà. E ragazzi, un colpo almeno l'ha dato. E adesso sbranate il re. Avanti, la tartaro, miei prodi. Fate vedere chi ha fame di carne. E ragazzi, oh, almeno un'altra volta tre belle coroncine ce le siamo fatte. Ragazzi, vinciamo anche questa partita. 30 coppe, 3 fighissime corone. E ragazzi, 20 strancora a me. Perché ragazzi, le corone però sono quello che sono. Noi siamo devoti alle monete, ragazzi. 20 fighissime monete. E ragazzi, vinciamo anche questa partita appunto con 3 corone, ragazzi. 6 corone portate a casa. Ok, la nostra scintillaccia, la nostra scivola ha fatto la sua parte. Avrei preferito fosse più partecipe, ma non avendo messo uno zio Fester o altre truppe con più vite, insomma, avente da notare, ragazzi, insomma, abbiamo fatto quello che potevamo. Comunque, le torri sono andate giù. La nostra scivola ha fatto vedere un'altra volta cosa vuol dire comandare in campo. E detto questo, ragazzi, madonna, ragazzi, vi chiedo almeno, ragazzi, almeno 15.000 mi piace per quest'undicesima leggendaria trovata senza shoppare. Detto questo, ditemi, ragazzi, se anche voi recentemente avete trovato qualche leggendaria dentro un baule omaggio, perché vi giuro, ragazzi, nel giro di una settimana
una nel baule della corona e una in un baule omaggio. E niente, io comunque detto questo termino qua anche questo video. Guadagniamo un'altra scintilla, ragazzi, un'altra cipollaccia, anche se teoricamente, ragazzi, non mi dite di uparla perché non la uso, e di sprecare soldi, dato che non shoppo, non ne ho voglia. Quindi appunto, raga, termino qua questo episodio. Mi raccomando, ragazzi, lasciate il mi piace col vostro dito più brutto, raga, quello che proprio vi sta più sul cazzo. Ma dito anulare, che cazzo sei te? Lasciamolo col medio, insomma, una roba del genere, ragazzi, ci starebbe veramente aca. E appunto con il commentino, ragazzi, il sacrosanto commento con l'hashtag tartarunta. Detto questo, trovate comunque Facebook e Instagram in descrizione tra i commenti come al solito. Vi ricordo, ragazzi, vi ricordo che alle 19 ci sarà il video di Flame, quindi mi raccomando, non perdetevelo. Io vi saluto e che dire, qui da Nex è tutto. Bella rega! Me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.